Siamo a Mongiana, come dice il manifesto, Mongiana si illumina di storia, però è un'intuizione anche dell'amministrazione comunale, visto che siamo nel mese di agosto, di far vedere a tutti i mongianesi che rientrano e anche ai turisti quello che ha fatto in quest'anno l'amministrazione comunale. Certo, è una manifestazione prettamente culturale, proprio di accensione delle luci, ma non di accensione delle luci nel senso vado a muovere un interruttore, è di accensione delle luci per il significato che ha, nel senso che praticamente vogliamo accendere le luci, vogliamo accendere i riflettori su una storia sconosciuta, quella di Mongiana, che rappresenta un passato glorioso e soprattutto che può rappresentare un futuro migliore per questo nostro territorio. Io ci credo fortemente che questa manifestazione rappresenti quello che è diciamo, l'intenzione mia e dell'amministrazione, cioè quello di far conoscere la vera storia di Mongiana, far arrivare gente, ma soprattutto sviluppare quelle che sono le potenzialità turistiche di un territorio come il nostro. Ecco, giustamente lei diceva pilotare Mongiana, ma pilotarla a livello anche europeo, certo. Investendo, certo il comune di Mongiana non può investire tanto, ecco dovrebbero essere gli organi sovracomunali, gli enti sovracomunali a far sì che Mongiana venga conosciuta non solo in Europa ma nel mondo, perché vale la pena. Certamente Mongiana deve essere scoperta, riscoperta, valorizzata, rivalorizzata soprattutto, perché per troppo tempo è stata diciamo messa da parte per altri motivi, per altre ragioni, però Mongiana deve rappresentare l'eccellenza di un territorio come quello delle serre, appunto turistico e appunto di sviluppo di un territorio, perché Mongiana rappresenta l'eccellenza, io lo dico, venite a visitare Mongiana, venite a vedere qualcosa di utile, di straordinario e di prettamente storico, ma non solo, ripeto, Mongiana è storia, cultura, arte e natura. Si diceva quando noi eravamo il nord, ecco certo. in questo momento possiamo dire che Mongiana è ritornata a essere il nord. Sì, Mongiana non deve essere il nord, Mongiana deve essere in connubio col nord, deve essere proprio una grandezza turistica molto, molto importante per quello che, come dicevo prima, rappresenta e può rappresentare per me e per il sviluppo di tutto il territorio, per lo sviluppo del territorio delle serre, ma non solo, per lo sviluppo della Calabria. Tant'è vero che i fondi europei che noi abbiamo ricevuti li abbiamo spesi fino all'ultimo centesimo, proprio per dimostrare quello che noi abbiamo fatto. Stasera accenderemo queste luci per dire ci siamo, abbiamo fatto qualcosa di grande, ci crediamo. Dobbiamo continuare su questa strada, la regione Calabria deve svegliarsi. Mi chiedono in tanti quando arriveremo alla principessa Borbone. Sicuramente nel mese di settembre, quando ci sarà l'apertura ufficiale. Allora appuntamento a settembre, sindaco. Sì. In bocca al lupo. Crepi il lupo.